Detto questo, io chiederei ad Antonella uno sforzo di sintesi estremo. Il libro, come vedete, è abbastanza composo, per metà è la sentenza, non spaventatevi, per la prima parte invece è il racconto di tutto quello che sta dentro la sentenza, di tutto quello che sta intorno alla sentenza. E chiederei un enorme sforzo di sintesi raccontando che cos'è il processo che ha portato alla condanna di Mills, visto che tra l'altro abbiamo avuto una fortuna straordinaria di avere per l'inizio di questa rassegna una reato straordinaria che è stata la Corte Costituzionale, che con una tempestività incredibile ha messo in piedi la sua sentenza alla vigilia proprio della estrema sintesi, perché poi uno appunto dettaglio lo vede leggendosi il libro di cosa si tratta, perché non è una vicenda semplicissima. Buonasera a tutti. Io tra l'altro, appena tornata da Roma, dove ho seguito finalmente e felicemente questa vicenda del Lodo Alfano per il Fatto, oltre che per Radio Popolare per cui lavoro, e finalmente ieri sera della redazione al Fatto a Roma ci siamo guardate e detto: ma finalmente possiamo scrivere contenti una volta tanto. È stato veramente bellissimo, dopo aver passato 3 giorni di incredibile attesa, dopo aver ricevuto ieri dalle 9 del mattino alle 6 di sera, quando è arrivata la sentenza, almeno 500 telefonate.